Partiamo dal premio CONI. Abbiamo parlato con il presidente del Comitato Regionale FIP La Bozzetta, un premio che non si riferisce soltanto alla vittoria del campione di Serie D, ma un premio per tutto l'operato di questa formazione che cresce anno dopo anno e giorno dopo giorno. Romana Pirillo ha visto la creazione, l'evolversi, i successi di questa squadra che adesso è prima in classifica in Serie C regionale. Dunque una gratificazione al 100%. Sicuramente questo premio va, diciamo, a premiare la nostra società per tutti i sacrifici svolti negli anni. Duro lavoro, sono 10 anni di attività quest'anno e festeggiamo così, con questa bella soddisfazione, l'attività di tutti questi 10 anni. Sono 10 anni di duro lavoro, di tanta fatica, 10 anni da parte di tutti gli allenatori che si sono avvicendati nel corso degli anni, da parte mia che ho dovuto gestire tutto. E da parte anche di tutti gli allenatori, anche del mini basket, che si sono propagandati insieme a me, sacrificati insieme a me per avere questi risultati. Abbiamo ottenuto notevoli risultati in tutti questi anni, ma tutto questo va a premiare anche i ragazzi, perché abbiamo avuto in tutti questi anni una loro totale disponibilità, sia da parte dei genitori che dei ragazzi, che ci hanno seguito in tutti i nostri programmi. Perché non è facile allenarsi 4-5 volte alla settimana, non è facile coordinare studio, sport e tutto il resto. Quindi siamo pienamente soddisfatti e appunto questa premiazione arriva al momento giusto. Ma l'anno di fondazione? È nel 2000, quest'anno, perché abbiamo iniziato anno 99-2000, quindi quest'anno facciamo 10 anni di attività. E credo che comunque sono stati molti, molti i successi che abbiamo avuto in 10 anni. Forse rispetto a tutte le altre società, credo che nessuno sia arrivato in 10 anni ad avere tanti successi quanti i nostri. Li abbiamo elencati nella lettera che ti abbiamo mandato, quelli dell'ultimo anno, ma ogni anno i risultati sono stati sempre uguali a quelli degli anni passati. Pensiamo al futuro, tanti tesserati, un gran bel movimento. Nel 2020, dove vedi questa nuova Jolly? Ma guarda, io parlavo appunto al telefono poco fa con qualcuno dicendo questo. Dove vogliamo arrivare? Mi arrivano telefonate da tutte le parti. Ragazzini che vogliono venire nella nostra società, fin ieri anche telefonate un po' importanti. E quindi dobbiamo programmare e vedere dove vogliamo arrivare, dobbiamo sederci e pensare al futuro di questi ragazzi. Già noi lo sappiamo, noi continueremo a lavorare bene così come abbiamo fatto, ad avere sempre allenatori qualificati. Certo, il movimento cresce, il movimento aumenta, i ragazzini oggi sono triplicati, sia i piccoli del mini basket sia gli altri, frutto delle collaborazioni avute anche con le società limitrofe, società che ci hanno aiutato negli anni, che ci hanno supportato mandandoci i loro ragazzi, e che continuiamo a fare queste collaborazioni anche oltre Reggio Calabria, anche con i paesi vicini come Palmi, Rosarno, Bagnara e via dicendo. Certo, tutto questo si può fare per le collaborazioni che abbiamo anche da parte dei nostri allenatori, perché non è facile andare a Rosarno, andare a Palmi e tutto il resto. C'è la loro disponibilità, di questo gliene sono grata, perché per crescere dobbiamo essere pronti tutti insieme a dare qualcosa. Trasferiamoci per un attimo a Gioia Tauro della C regionale, una partita davvero importante, abbiamo parlato con tanti protagonisti, i ragazzi soprattutto sono rimasti contentissimi di questa vittoria sfiorata contro una formazione che ha tutte le carte in regola per vincere il campionato, ma questa Jolly dove vuole arrivare? Ma guarda, anch'io sono rimasta sorpresa della partita perché, oddio, sono tutti giocatori di una certa età, professionisti, e quindi forse mi aspettavo di perdere con qualche punto in più, sempre considerando che i nostri ragazzi avrebbero lottato fino alla fine. Però mi hanno sorpreso per la concentrazione, la maturità con la quale hanno affrontato questa partita. E praticamente la partita fino alla fine l'abbiamo giocata, poi c'è stata qualcosa non vista dagli arbitri, ci sono stati, insomma, delle azioni che potevano portare beneficio a noi, invece è stato il contrario. Però siamo soddisfatti di come è andata la partita, che perché noi non miriamo a vincere il campionato di C1, miriamo a crescere questi ragazzi. E proprio in quella partita ci hanno dimostrato la loro maturità e la loro consapevolezza di quello che potevano fare.
Un tassello alla volta, quale sarà il prossimo per la crescita della nuova Jolly? Ma il prossimo sicuramente è quello di andare sempre di più a rinforzare il settore giovanile, perché credo comunque che noi vogliamo tenere qua i nostri ragazzi e per tenere qua i nostri ragazzi dobbiamo aumentare il loro livello, soprattutto in allenamento. E quindi aumentare il livello vuol dire avere gente un pochettino più preparata rispetto a quello che possiamo, senza dare colpa a nessuno. Quello che possiamo trovare sul Reggio e sulla provincia è poco. E quindi dobbiamo sicuramente aumentare la foresteria per cercare di incrementare e migliorare il settore giovanile. Abbiamo assistito al convegno importantissimo Donne Sport Mediterraneo. C'era anche lì una grande presenza targata Nuova Jolly, questa volta al femminile. Credi che attraverso anche la sinergia con l'Olimpia si possano sfondare porte importanti anche nel basket femminile? Credo molto nel progetto che l'Olimpia ha messo su e dobbiamo ancora strutturare bene tutto il resto per quanto riguarda l'attività giovanile, però io quel giorno non potevo essere presente perché ero alla premiazione, ma ci tenevo che le ragazze assistessero a tutto quanto e così è stato, accompagnate dal loro allenatore. Sono state presenti alla riunione e sono state molto contente, mi hanno riferito che gli è piaciuta molto, sono state molto contente. La sinergia secondo me è una cosa da portare avanti perché il progetto deve essere a 360 gradi e le ragazze devono essere stimolate da queste cose perché altrimenti, così come vediamo, il basket calabrese non c'è quasi niente. Quindi se noi non creiamo questa opportunità, non creiamo nuovi stimoli e perdiamo pure quelle che abbiamo. Quindi è importante che ci siano queste riunioni, è importante qualsiasi cosa, qualsiasi evento, anzi più se ne fanno e meglio è. Romana, tanti auguri, buone feste a te e a tutta la tua famiglia a Nuova Jolly. Ti ringrazio anche a voi.